La diffusività della variante inglese è molto più alta del normale Covid e circola soprattutto tra i giovani. A parlare il presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, dopo le notizie di certo non tranquillizzanti di questi giorni. In Campania, infatti, un contagio su quattro è causato dalla variante inglese del coronavirus. Su 1.000 tamponi molecolari effettuati negli ultimi giorni sono emersi 300 casi in cui la proteina spike del virus è mutata proprio per questo motivo. L'unità di crisi della Regione Campania avverte massima allerta e monitoraggio continuo. Ieri poi, sempre in Campania, è stata trovata anche una variante africana rara e la prima in Italia. Beh, dobbiamo preoccuparci, pare che in breve tempo, almeno gli esperti così ci dicono, la variante inglese sostituirà completamente il virus originale, quindi a breve diventerà il 100%. Ci preoccupiamo non per diciamo, per l'aumento della mortalità che può provocare, perché è in linea assolutamente con il virus normale, ma per l'infettività che ha, la diffusività di questa variante è molto più alta. Quindi quello che ci preoccupa è la riapertura delle scuole, perché questo circola molto di più, questa variante circola molto di più fra i giovani e quindi nelle scuole potrebbe diventare veramente un veicolo di infezione notevole. Dobbiamo stare molto attenti quindi alla riapertura delle scuole. E andrebbe anche monitorata la situazione. Noi ad esempio non sappiamo in Irpinia se la variante inglese sia arrivata o meno. Sì, bisogna sequenziare, quindi i laboratori dovrebbero sequenziare il tipo di virus e quindi farci sapere se quell'infezione è dovuta al Covid-19 normale o alla variante inglese o sudafricana o brasiliana che sia, insomma. Quindi i laboratori dovrebbero fare questo lavoro. Presidente, ma i vaccini, tocchiamo appunto il tema dei vaccini, sono efficaci anche contro le varianti? Sono l'unico rimedio contro questa infezione, sia l'originale che le varianti. Tutti i vaccini stanno dimostrando la loro validità sia verso il virus originale che verso la variante inglese. L'AstraZeneca sembra di una minore copertura rispetto alla variante sudafricana, ma che mi pare come variante sudafricana che non stia circolando assolutamente in Italia, quindi possiamo stare tranquilli. I vaccini sono ottimi. Vanno fatti perché è l'unica barriera contro la diffusione del virus. Quindi, quando ci saremo vaccinati tutti quanti, avremo risolto il problema del Covid. Nel frattempo, per il ritorno a scuola, c'è chi propone la doppia mascherina, come, diciamo, unico antidoto appunto per evitare, di beccarsi la variante. Ma che la mascherina abbia funzionato, io in tempi non sospetti l'ho definito il vaccino di quel momento perché non avevamo il vaccino ancora. Quindi usare la mascherina è sicuramente un rimedio opportuno. I medici che l'hanno adoperata nella maggior parte dei casi non hanno contratto l'infezione. È ovvio che va utilizzata una mascherina adeguata. Anche la doppia, Anche la presidente. doppia, per l'amor di Dio, quando non si ha una mascherina adeguata, un FP2 o un FP3 addirittura, si può utilizzare anche la doppia mascherina. Sicuramente è un maggiore filtro rispetto al passaggio del virus. Presidente, c'è chi propone un nuovo lockdown e lei cosa ne pensa? Ma guardi, noi possiamo evitarlo il nuovo lockdown. Certo, se si dovesse avere un aumento drammatico dovuto a queste infezioni da varianti, potrebbe anche essere necessario un lockdown. Purtroppo, se adesso abbiamo un'infezione, un R con T inferiore a 1, probabilmente con le varianti l'R con T esploderà. Quindi ogni persona infetterà molte altre persone con cui viene a contatto, allora ci sarà necessità del lockdown. Affrettiamoci a vaccinare. Mettiamoci l'impegno a vaccinare tutti quanti e sono convinto che così eviteremo il lockdown, anzi andremo verso un'apertura, una riapertura generalizzata, ritorneremo alla normalità.